Au, 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 au. Raga, siamo qua, stiamo alle porte, eh? Stanno per iniziare, stanno per iniziare, non manca niente, eh? Mancano 3 giorni, eh? Domenica esordio ufficiale con Qatar Ecuador. Mi vedrò questa partita, sicuramente, perché la partita di benvenuta sarà un aperitivo, no? Tutte le partite che ci saranno. Io mi mancano ancora 3 pronostici, giuri, abbiamo fatti tutti, mi manca gruppo F, gruppo G e gruppo H. Li facciamo oggi. Gruppo F ci stanno Belgio, Marocco, Canada e Croazia. Quindi, prima posizione Croazia. Ritengo che sia una nazionale fortissima. L'ho vista sempre giocare, mi fa impazzire. C'ha un centrocampo eccezionale. Certo, la difesa dovrebbe migliorare, ma rispetto all'ultimo mondiale, secondo me la difesa è pure migliorata. C'hanno anche un ottimo portiere. Vabbè, poi se vogliamo parlare del centrocampo, Brozovic, Modric, Kovacic, Pasalic, c'hanno d'abbondanza tanti giocatori forti. Quindi, primo posto Croazia. Secondo Belgio. Il Belgio forse lo potevo mettere pure dietro al Marocco. Non perché tanto sia più scarso rispetto al Marocco. Però il Belgio, ogni volta che vado al mondiale, vedo sempre che non è che sia una squadra. Cioè, in realtà, poi il Belgio è forte. A me piace Lukaku, De Bruyne. Tanti giocatori belli, belli cazzosi. Però, non lo so. Hazard mi sembra un po' giocatore al capolinea. Vediamo un po'. Comunque l'ho messo al secondo posto. Terzo posto assolutamente Marocco. Si giocherà il playoff molto probabilmente. O forse magari passa col Belgio, non lo so. Però Marocco c'ha tanto potenziale. Amrabat, Ziyech, ho visto il gol che ha fatto. Mamma mia. Un gol da 40-50 metri. Poi c'hanno, vabbè, c'era Fachimi, tanti bei giocatorini. Quindi li metto a questo posto. Quarto posto Canada. Vediamo un po' come gioca sto Canada. Dicono che è forte. Buh. Gruppo G, Brasile, Svizzera, Serbia e Camerun. Queste qua sono le mie posizioni. Brasile sicuramente arriverà primo. Ho messo la Svizzera prima della Serbia. Allora, uno perché la Serbia comunque, allora, è una bella nazionale la Serbia, non è scarsa sicuramente. Lo so, ma adesso voi mi contraddite e mi dite comunque se sono tutti, cioè, non so, più forti della Svizzera. Però la Svizzera si difende bene. La Svizzera si difende bene. Ogni tanto la Svizzera soffre. Questo potrebbe essere un fattore brutto per la Svizzera. Però è tosta, tosta tanto la Svizzera. Brasile, Svizzera, Serbia, terza posizione. Quarto posto Camerun, a meno che Onana non decida di fare tutto e li fa passare come primi. Gruppo H, direi che qua so, le posizioni sono abbastanza scontate. Primo posto per Portogallo, se non passa qua non so quando deve passare. Secondo posto Uruguay, che mi sembra una Valverde, insomma, tanti bei giocatorini che possono fare la differenza. Poi Corea del Sud con il ragazzotto là con Son, e poi Ghana. Ciao ragazzi.